Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, siamo in compagnia di Huawei Ashen Mate 7, ringrazio ancora grossoshop.net che mi hanno dato in prova, lo accendiamo, ho già fatto l'unboxing, trovate il link in descrizione e trovate anche il link per l'acquisto appunto su grossoshop, per di più metterò anche il link per la recensione completa sul sito, fateci un salto perché troverete anche le foto scattate dal dispositivo. Per quanto riguarda le dimensioni, 15.7 cm, 8.1 cm, 7.9 mm lo spessore per 185 grammi, quindi abbastanza pesante, questo dovuto anche, oltre ovviamente a tutta la scocca in alluminio, alla batteria interna non removibile da 4100 mAh, veramente molto capiente. Il display è un 6 pollici, Full HD IPS, molto molto buono, Gorilla Glass 3, con 368 pixel per pollice, il processore è un iSilicon Kirin 925 Octa-Core Big Little, quindi un quad-core molto potente da 1.8 GHz Cortex A15 più un quad-core da 1.3 GHz Cortex A7 con GPU Mali T628 molto prestante. 2 GB di RAM, 16 di memoria interna espandibili con microSD, fotocamera posteriore da 13 megapixel con autofocus e flash LED e anteriore da 5 megapixel. Abbiamo anche la di notifica e i tasti sono, vedete, virtuali all'interno del display. Allora, questa è la versione cinese. E cosa cambia quella che trovate voi, trovate in negozio, trovate anche magari, che ne so, su Amazon? Cambia fondamentalmente che questa è un è dual SIM, quindi la SIM 1 è una micro SIM, mentre la SIM 2, eccola qua, è una nano SIM. Però si può anche utilizzare lo slot per la SIM 2 come appunto slot per l'espansione di memoria. Invece in quella italiana abbiamo soltanto uno slot per la micro SIM e una espansione di memoria. Adesso dovrebbe uscire, o è già uscita, la versione anche dual SIM, anche in Italia, con 3 GB di RAM e entrambi gli slot in 4G. Questo invece è uno slot 4G, quindi il primo, e il secondo slot invece è solo 2G in linea di massima. Ecco, queste sono le differenze, sono poche, nulla di che, per il resto assolutamente identico. Bene, parliamo un po' di interfaccia. Qua abbiamo il solito toggle rapidi, slider per la luminosità. Andiamo a vedere le impostazioni. Abbiamo la Emotion UI, come vedete 3.0, quindi la stessa che abbiamo visto un po' sul Huawei Ashen G7, con il quale tra l'altro ho anche fatto un confronto, metterò il link qua in alto, e Android 4.4.2 KitKat, ovviamente penso che verrà aggiornato a Lollipop. Comodo il fatto di poter tirare giù la barra con i tasti virtuali, vedete, e comodo il fatto di poter fare una ricerca nello smartphone trascinando in giù, scrivendo una parola, e appunto il telefono fa una ricerca delle applicazioni, delle parole chiave e quant'altro. Fluidità veramente molto molto buona, tenendo premuto possiamo come al solito cambiare l'effetto transizione, aumentare le due schermate e quant'altro. Abbiamo tutte le applicazioni sulla home, un po' come su tutti i Huawei oppure su Xiaomi e tutte le solite altre marche cinesi fondamentalmente. Comunque sta prendendo sempre più piede questo tipo di launcher, non vado matto, però comunque con io faccio molte cartelle dove metto le applicazioni che uso di meno e così mi rimangono le mie tre pagine principali pulite con le applicazioni che utilizzo di più. Parliamo di ricezione antenna. Allora, la ricezione delle SIM è buona. Allora, io fondamentalmente vi dico subito che l'ho utilizzato principalmente come smartphone mono SIM. Allora, l'ho utilizzato un solo giorno con due SIM, giusto per vedere com'era la ricezione del secondo slot, e 3-4 giorni con una sola SIM, ecco, espansione di memoria. Quindi la SIM 1 devo dire che prende bene, la media, nulla da dire. La SIM 2 ogni tanto calava un po' la linea, però nel complesso anche lì non ho avuto problemi. La ricezione del wifi, nonostante il telefono sia tutto in alluminio, è nella media, non abbiamo problemi di blocchi o quant'altro appunto per il materiale. Intanto ve lo faccio vedere un attimo perché è veramente costruito benissimo, è da fare un plauso a Huawei per questa costruzione fantastica. Sicuramente rispetto ai vecchi Huawei Ashen Mate c'è stato un bel passo in avanti. E per quanto riguarda invece GPS, anche lì nessun tipo di problema, ho usato Maps come sempre, anche il primo fix veramente veramente istantaneo. Non ho parlato del sensore per le impronte digitali posto sul retro, ovviamente si utilizza con l'indice, diciamo che si possono registrare anche 5 impronte, però in genere uno registra l'indice, così poi basta appoggiarlo e il gioco è fatto. Non serve neanche attivare lo schermo per disattivarlo, io adesso non ce l'ho impostato perché vi dico la verità, non sapete che non amo molto gli sblocchi con impronte digitali né su iPhone né su Samsung né da nessuna parte, però qua l'ho trovato leggermente più intelligente, appunto perché non serve né schiacciare i tasti come su iPhone, oppure non serve comunque attivare il display come su Samsung. Qua anche il display spento, andate lì, appoggiate il dito e voilà, il display si attiva. Qua per il telefono riconosce
il nostro dito, grazie a questa banda qua, vedete, laterale, che in qualche modo capisce appena il dito si avvicina, comunque grazie alla pressione, forse fa attivare il sensore e sblocca il telefono, tutto qua. Comunque veramente funziona molto bene, bisogna prenderci un attimo di pratica, però poi una volta settato bene tutto ci prende il dito in qualsiasi posizione, quindi anche da questo punto di vista veramente un ottimo sensore. Parliamo subito di fotocamera, intanto vedete l'apertura abbastanza veloce. Mettiamo a fuoco, scatto velocissimo veramente. Qua abbiamo una solita interfaccia forse un po' troppo simile a quella di iOS. Qua abbiamo HDR, funziona bene, panoramica, tutto a fuoco, una funzione che ci mette la foto tutto a fuoco e poi dopo in post-produzione possiamo decidere quale elemento della foto mettere a fuoco e quale sfocare, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere le foto, i video vengono girati in Full HD molto bene, tra l'altro. Comunque questa è la foto che ho fatto adesso, non è venuta molto sta, molto... È un po' mossa, comunque non è malvagia. Vedete, la fluidità è buona. Queste sono le solite foto che faccio fuori e devo dire che sono venute veramente molto bene invece. Sarà anche metodo del display veramente fantastico, però insomma devo dire che anche le foto, anche viste sul computer, come al solito le metto per l'articolo e me ne vedo un po' bene. Anche la macro è fantastica. Un po' come sull'Honor 6 e anche sul Huawei G7 alla fine, perché hanno tutti i 13 megapixel, immagino sia lo stesso sensore e va veramente bene. Anche qua il Babbo Natale, guardate qua, bella definita, e anche la casetta è venuta veramente bene, quindi molto buona la fotocamera. Sì, non sarà la migliore, ma sicuramente è in linea con molti altri top di gamma. Parlando di display, andiamo sulla galleria per vedere un po'. Queste sono alcune foto scattate. Il menu non mi piace tantissimo perché poi è diviso un po', è un po' dispersivo. Comunque vediamo le solite foto, i soliti video di test. Questo è il solito video in Full HD, bello pesante. Fluidità eccellente, ci mancherebbe altro, guardate qua. Angoli di visione anche molto buoni. Qua tra l'altro abbiamo una pellicola preinstallata che penso vi venga data appunto in confezione. Comunque vedete anche i colori sono molto naturali, non sono assolutamente smorti, sono abbastanza brillanti. Veramente un signor display. Per di più approfitto per farvi notare l'ottimizzazione delle cornici. Qua la cornice nella parte alta è veramente ridottissima, un po' come sulle LG G2, che è cosa che apprezzo veramente tanto. Quindi anche se il terminale ha un display a 6 pollici, non dico che sia piccolo, anzi è comunque molto molto grande, però vi assicuro che mediamente un telefono con questo display è ben più grande e dà una sensazione comunque di più ingombro, insomma, questo grazie allo spessore, non so grazie a cos'altro, però devo dire che anche in mano si tiene abbastanza bene in tasca, ovviamente non benissimo, dovete avere delle tasche abbastanza larghe. Qua c'è il menu di tasking, si può chiudere un'applicazione alla volta, pure tutte insieme. Torniamo qua un attimo per andare sulle foto. Comunque dicevo, torno sul discorso prima, abbiamo circa una superficie occupata dalla parte frontale dell'80%, quindi veramente, veramente notevole. Adesso vedremo un po', farò magari un confronto dimensionale con il Nexus 6 che dovrebbe arrivare in questi giorni, oppure mi è già arrivato, non so quando caricherò il video, comunque per vedere un po' com'è il display, ecco tutto, com'è insomma la dimensione. I bianchi sono buoni e anche i neri, perché sono IPS, devo dire che insomma sono belli neri. Adesso qua scusate, ereditate i riflessi, ma purtroppo non posso fare miracoli. Usciamo e andiamo a sentire un po' invece la parte musicale, le casse, come si comportano. Andiamo su tutti i brani. Andiamo sullo solito Pompei, ok. Cassa qua dietro, posizione come al solito un po' infelice, però insomma siamo abituati, ecco. Boh, visto lo spessore comunque ci può stare. Allora, sempre per il discorso dello spessore, mi immaginavo che l'audio non fosse molto potente, infatti è così, quindi non è potentissimo, però la qualità mi piace, è nella media e anche un po' di bassi, quindi comunque non è malvagio. Anche in macchina con via voce si riesce, facendo silenzio, a capire quello che ci dice il nostro interlocutore. Benissimo, passiamo alla parte giochi e benchmark, scusatemi, è tutto come al solito. Abbiamo fatto un punteggio superiore ai 40.000, adesso vediamo, non mi ricordo esattamente, comunque 42.600, quindi un signor punteggio. Non vuol dire tutto, però in questo caso devo dire che mi ritrovo con le prestazioni. Andiamo a vedere Real Racing 3 come si comporta.
sperando che non ci siano aggiornamenti da fare come spesso capita. Qua abbiamo la versione con 2 GB di RAM, ricordo, ma non serve liberarla perché comunque basta in avanzo, no? Alla fine secondo me già 1 GB è abbastanza, 2 GB sono sicuramente sufficienti, poi 3 GB e i futuri 4 che arriveranno immagino sono sicuramente una cosa in più, diciamo, ecco, proprio per amatori. Oggi non ho fatto l'introduzione al video perché comunque sono un po' raffreddato, quindi ho preferito fare la solita vecchia classica recensione solo con le mani. Come vedete si vedono i dettagli negli specchietti. Questa è la visuale un po' più critica, però vedete che non abbiamo alcun tipo di lag, la fluidità eccellente. Poi si riesce a giocare benissimo grazie all'ampio display, molto definito, bellissimi dettagli e colori. Non l'ho detto prima, ma anche la luminosità non è affatto male. Diciamo che la luminosità dal 60% in su è buona, dal 60 in giù è veramente bassa e è un bene la sera per gli occhi, però insomma durante la giornata dovete sempre tenere almeno, secondo me, almeno al 60% per riuscire a vedere qualcosa con un po' di luce. Intanto vedete che poi mentre si gioca si può giocare sullo schermo e poi si fa uno swipe e si torna sulla barra dei tasti virtuali. Benissimo, passiamo al browser. Andiamo sul Corriere della Sera. Usiamo il browser di serie, anche Chrome funziona molto molto bene. Allora, qua per andare in versione desktop bisogna andare su impostazioni e settare versione desktop per tutti i siti. Siccome non ho voglia di farlo in diretta, andiamo sulla Repubblica, che c'è l'opzione Repubblica. Boh, ho scritto con una sola B, mi sembra. Ok, che se ne frega. Repubblica, ok. E andiamo a mettere direttamente qua un page classica, forse anche un po' del Corriere, quindi approfittiamo per vedere un po' il browser. Sul G7 è l'unica parte che un po' non mi aveva convinto, e anche qua sì, qua è buona, ma si potrebbe comunque migliorare leggermente. Secondo me non è ancora al pari dei migliori top di gamma. Vedete qualche, ecco, qualche ritardo nel pinch, quindi un po' la situazione del G7. Nel complesso ovviamente un buon browser, cioè è sufficiente, almeno si riesce a navigare senza grossi problemi, però per gli amanti della fluidità estrema sicuramente c'è da lavorare ancora, ecco. Quindi per questo motivo io ho utilizzato anche più spesso Chrome, ma ultimamente mi sto un po' convertendo a Chrome perché mi va bene, in quanto posso usare tutti i vari preferiti connessi con i preferiti che uso sul PC e quant'altro, tutto qua. Però comunque come browser speriamo in qualche aggiornamento che vada a migliorare questi piccoli lag nel pinch to zoom e nello scrolling. Però comunque nel complesso, ripeto, non è drammatica la situazione. Parliamo della batteria per concludere. 4100 mAh. Nel confronto con il G7 avevo detto che dovevo ancora un attimo dire come mi ero trovato, e direi che effettivamente la batteria dura parecchio. L'ho utilizzato ancora meglio in questi giorni, ho fatto dei test più approfonditi e devo dire che effettivamente è una signora batteria. Sono arrivato sempre a sera con almeno il 15-20% di batteria e almeno 5-6 ore di schermo attivo, con un utilizzo sicuramente intenso, quindi nulla da dire da questo punto di vista. Non so se è meglio del G7. Io con il G7 ovviamente sono rimasto impressionato dalle 8 ore di schermo attivo che ho fatto con utilizzo medio barra intenso, quindi veramente incredibile. Nonostante quello avesse solo 3000 mAh, aveva un processore meno energivoro. Qua abbiamo un processore sicuramente più energivoro, però abbiamo anche più mAh, quindi quasi quasi si equivalgono. Comunque sta il fatto che assolutamente per l'angolambia è un Note 4 ed è fra i migliori telefoni a livello di batteria. Ovviamente non è removibile, questa è una piccola pecca, però comunque vi durerà tranquillamente con queste performance per 2 anni, poi calerà pian pianino ma di poco, quindi andate tranquilli. Benissimo, in conclusione cosa dire? Il prezzo è di circa, oscilla fra i 3,99, 4,99, 5,99, poi dipende un po' da dove lo trovate. In ogni caso mettiamo una media di 500 euro. Comunque per 500 euro, poi magari si può trovare anche di meno, o si troverà sicuramente di meno,
Non è affatto male, è tranquillamente paragonabile ad altri top di gamma, forse qualche piccolo lag in più appunto sul browser, però per il resto devo dire che mi sono trovato veramente benissimo. Anche il touch and feel è paragonabilissimo a quello di smartphone, magari di fascia più alta, anzi forse anche superiore, per qua è tutto in alluminio, veramente dà un senso di solidità incredibile. L'unica pecca ovviamente sono secondo me le dimensioni. È vero che anche a me piacciono un po' i fabbri, però faccio fatica anch'io con un display superiore a 5 pollici e mezzo a trovarmi. Qua è vero che hanno delle cornici molto ottimizzate, però rimane un 6 pollici in questi giorni. Ovviamente qua, dico sempre, quando si utilizza un telefono una settimana non è un problema, è sempre bello, la novità è bello, divertente provarlo e quant'altro, però ovviamente mi immagino tenerlo un mese o due, come avevo fatto magari a suo tempo con il Galaxy Note 2, quella volta era un 5 e mezzo, quindi ben più piccolo di questo, e lì dopo un mese e mezzo mi ero stufato per le dimensioni, quindi immagino che questo qua lo terrei massimo 3-4 settimane. Quindi prendete ovviamente se siete amanti di display grandi e se avete delle belle tasche, insomma, per portarlo in giro. Quindi, per questa recensione è tutto. Se avete domande particolari, fatemele pure nei commenti. Ci vediamo nei prossimi video. Un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile. Ciao!